Settima edizione di Tennis and Friends, Neri Marcore anche quest'anno presente per questa iniziativa molto importante. Sì, 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 sono sempre contento quando sono libero in occasione di Tennis and Friends e cerco di non prendere impegni, a meno che non siano veramente molto molto importanti, perché questi sono due giorni comunque piacevoli, si gioca a tennis, si sta un po' con la gente, si fa qualche foto, qualche autografo e poi se uno ha tempo, cioè noi magari sì, adesso io non sono ancora andato a fare qualche esame, ma negli anni scorsi l'avevo già fatti, e è sempre bene darsi una controllata, prevenire, come si dice, quindi è bello anche vedere che ci sia tanta gente che lo fa, ecco, che preferisce fare quello rispetto a vedere questo spettacolo a volte penoso a cui diamo vita. Tennis celebrity, sì. Dove voi celebrità, insomma, partecipate, sì, in questo torneo. C'è uno spirito giocoso da parte di tutti, poi chi tra noi ha avuto un passato, chi ha un futuro alle spalle, insomma, ne siamo tanti, però... Tu sei molto bravo, ti ho visto a tennis ieri e anche oggi. Sì, beh, diciamo in gioventù ci sono stato parecchio sui campi, quindi qualche soddisfazione me l'ero tolta, adesso ogni tanto faccio delle brutture assurde, ma non è così importante. Quindi tu fai prevenzione proprio facendo sport, perché sei molto in forma. Sì, mi piace proprio l'attività fisica, gli sport, me ne piacciono tanti, e quindi è un modo quasi di cui non ti accorgi, perché mentre giochi e ti diverti stai più in forma che, insomma, facendo una vita sedentaria. E poi però ogni tanto, ora che ho superato da poco i 30, qualche controllo bisogna farlo. Vabbè, in effetti non sei cambiato molto dai 30 anni, quindi... E l'alimentazione la curi? Ma sono abbastanza goloso, e per cui se vedo, se la tavola invita, difficilmente rinuncio, ecco, faccio molto fatica. Potrei rinunciare non vedendo, però la vista mi porta automaticamente poi ad approfittare. Poi magari quando esagero un po' cerco di stare attento ai giorni successivi, magari a non cadere in tentazione. Questa tua timidezza che poi ti dà una grande capacità di comunicare con le persone e con il pubblico. Sì, sembrerebbe antitetico, però la timidezza, secondo me sono stato uno molto timido che ha poi affrontato questo problema comunicativo anche per via del mestiere che poi mi sono trovato a fare, quindi ho trovato dei sistemi per superarla, però fondamentalmente resta uno riservato. E detto questo, vedrete presto al cinema e in TV, adesso sabato 14 quattro prime serate su Rai 1 alle 21:25, Celebration, conduco insieme a Serena Rossi, tanti cantanti italiani a eseguire le più belle canzoni internazionali della storia, e poi dal 30 novembre Smetto quando voglio 3 o Ad Honorem, il titolo vero è Smetto quando voglio Ad Honorem, e quindi un bellissimo appuntamento al cinema, appunto. Senti, ma tra il condurre un programma e fare l'attore, cos'è la cosa che più ti diverte? No, beh, faccio l'attore, condurre mi piace ogni tanto per non così appoggiarmi alle cose che magari nelle quali mi sento più sicuro, no? o spazi più protetti, anche se poi il set non è protetto, devi comunque lavorare e farlo bene, ma ovviamente fare una diretta televisiva sei molto più esposto, però mi piace ogni tanto la sfida, misurarmi con cose nelle quali magari non sono così navigato, sicuro, proprio per così non farmi stare tranquillo, ecco, non fare stare tranquillo il me stesso che è in me. E Celebration comunque... poi è un'idea nuovissima, perché è originale, sicuramente non si è mai visto, almeno qui in Italia, un programma come Celebration. C'è chi artisti. Adesso poi vedremo com'è, però sicuramente, insomma, c'è tanta musica, adesso in TV ce n'è comunque tanta, quindi probabilmente in questo non è una novità, cercheremo di renderlo novità nel modo di condurlo, di affrontarlo, spero sia appunto un luogo leggero di partecipazione giocosa da parte di tutti. E basta, e poi che stavo dicendo? Comunque preferisco fare l'attore rispetto al conduttore, perché il conduttore l'ho fatto per anni per un pugno di libri, ma era quasi una zona veramente protetta, no? Perché su Rai 3 alle 6 di pomeriggio rispetto al sabato sera di Rai 1 è un'altra cosa. No, ma infatti era di nicchia, ma una nicchia molto apprezzata, per fortuna. Grazie. Vabbè.